Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà perché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri ci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli, donaci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo amore, per liberarci dal volere umano. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera. Padre, 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 tu sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 123, 9 agosto 1905. Continuando il mio solito stato, mi sentivo un po' turbata e il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia mia, l'anima in pace e che tutto il suo essere tende tutto in me, gocciola dall'anima gocce di luce e vi cadono sulla mia veste e formano il mio ornamento. Invece l'anima turbata gocciola tenebre e forma l'ornamento diabolico. Non solo, ma il turbamento impedisce il cammino alla grazia e la rende inabile ad operare il bene. Poi ha soggiunto: se l'anima ad ogni cosa si turba, è segno che è piena di se stessa. Se poi ad una cosa che le succede si turba e a un'altra no,
è segno che ha qualche cosa di Dio, ma ci sono molti vuoti da riempire. Se poi niente la turba, è segno che è tutta riempita di Dio. Oh, quanto male fa il turbamento all'anima, fino a respingere Dio e a riempirla tutta di se stessa. Capitolo 124, 17 agosto 1905. Continuando il mio solito stato, vedevo la regina mamma e diceva a nostro Signore: venga, venga nel suo giardino a deliziarsi, e parendo che indicava me. Io nel sentire ciò mi sentivo piena di rossore e dicevo tra me: io non ho mica niente di bene, come si potrà deliziare? Mentre ciò pensavo, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, perché arrossisci? Tutta la gloria di un'anima è sentirsi dire che di tutto ciò che tiene niente è suo, ma tutto è di Dio. Ed in contraccambio le dico che tutto ciò che è mio è suo. E mentre ciò diceva, pareva che il mio piccolo giardino, fatto da lui stesso, si univa col suo grandissimo che teneva nel suo cuore. E se ne faceva uno solo, ci deliziavamo insieme. E dopo mi sono trovata in me stessa. Capitolo 125, 20 agosto 1905. Questa mattina il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia mia, se l'anima in tutte le sue azioni opera tutto per Dio e per piacere solo a Dio, la grazia vi entra da tutte le parti nell'anima. Come in una casa, quando vi sono aperti i balconi, porte, finestre, la luce del sole vi entra da tutte le parti e vi gode tutta la pienezza della luce. Così l'anima vi gode tutta la pienezza della luce divina. E questa luce, con la corrispondenza dell'anima, si va sempre aumentando fino a diventare tutta luce. Ma se poi fa diversamente, la luce vi entra dalle fessure e nell'anima tutto è tenebre. Figlia mia, a chi mi dà tutto, do tutto. Onde la mia grazia, non essendo capace l'anima di ricevere tutto insieme il mio essere, vi prende tante immagini intorno all'anima quante sono le perfezioni e virtù mie. Quindi vi prende l'immagine della bellezza e vi comunica la luce della bellezza nell'anima, l'immagine della sapienza e comunica la luce della sapienza, l'immagine della bontà e comunica la bontà, l'immagine della santità, della giustizia, della fortezza, della potenza, della purità, e vi comunica la luce della santità, della giustizia, fortezza, potenza e purità e così di tutto il resto. Sicché l'anima è tempestata non da un sole, ma da tanti soli quante sono le mie perfezioni. E queste immagini vi sono intorno ad ogni anima, solo per chi sta aperto e vi corrisponde, stanno tutti in attività lavorando, per chi no, vi stanno come addormentati per quelle anime, sicché o poco o niente possono adoperare la loro attività. Molto formativi e illuminanti i soggetti di meditazione di questo giorno, che ci fanno comprendere bene alcune dinamiche soprannaturali, ecco, della grazia, in particolare del misterioso e come reale rapporto che c'è tra la grazia di Dio e la cooperazione dell'anima, quello che la Chiesa ha mirabilmente sintetizzato con il termine sinergia, quindi si lavora insieme. E possiamo subito dire che ovviamente non si tratta di un lavoro finalizzato a che l'anima, come dire, diventi qualcosa, ma si tratta, nella sua essenza, di rimuovere tutto ciò che impedisce l'azione di Dio dentro di noi. Ecco perché Gesù dice nel secondo capitolo che abbiamo letto: tutta la gloria di un'anima è sentirsi dire che di tutto ciò che tiene niente è suo, ma tutto è di Dio. Ecco, è necessario ovviamente comprendere bene alcune cose, perché dietro questa grandissima verità che dobbiamo considerare, no? Cioè, nel senso che tutto è di Dio, tutta è opera sua, niente è di nostro. Ecco, nella interpretazione deviante di questa profondissima e realissima verità, si può nascondere
come in forma camuffata, una vecchia eresia che è quella del quietismo. Cioè, io non devo fare niente, fa tutto il Dio in me, quindi io sto a braccia conserte, no? O come si dice, aspettare la manna dal cielo, perché poi tanto la mia santificazione è opera di Dio, si tratta di che Lui viva in me e quindi ci pensa Lui. Ecco, questo ovviamente lo dico perché non è assente, specialmente in alcuni ambienti, questa visione del tutto fuorviante. Ecco, se uno fa così, non è che santo non ci diventa, ma va, come diceva Sant'Ignazio, di male in peggio, perché se tu non lavori il giardino della tua anima, io quando ne parlo do sempre la spiegazione, l'anima è come un giardino, e nei giardini, noi sappiamo, qualunque giardino, noi sappiamo, c'è cresce l'erbaccia, oppure le alghe, anche le piante, i fiori, che non sono erbacce, se non vengono curati, potati, e convogliati e tutte le altre cose, cioè il giardino diventa una foresta, no? Abbiamo visto, sicuramente ci avremmo visto, ma qualche volta non la vedo, qualche immagine di qualche villa abbandonata, no? Quella, cioè, se uno la vede dice che è sta roba, è una devastazione, insomma, è una foresta tutta sporca, disordinata, quindi è una marea di sterpaglie, di cose brutte. Così diventa, esattamente così, la nostra anima. Senza il nostro continuo, diuturno lavoro su noi stessi. Ecco, perché, come vedremo poi, cioè, come dire, la fioriera delle virtù è tutta bella e ordinata, ecco. E quindi certamente che le virtù vengono dal cielo, quindi le piante non le possiamo piantare noi, ce le mette il nostro Signore, ma a noi spetta la cura di esse, no? Quindi, bene, si comincia di nuovo da una ripresa di un tema già affrontato nella meditazione precedente e che è un tema, è tra i temi fondamentali, diciamo così, basilari, ecco, di una vita di santità. Ed è il turbamento, Gesù lo chiama la turbazione, e il suo speculare opposto che è la pace. Voi sapete, quando un maestro torna sempre sullo stesso argomento, sono due le cose: o quell'argomento è troppo importante e quindi non è mai troppo sottolinearlo, oppure gli scolari ci sentono poco e quindi bisogna ripetere. Ecco, sicuramente questo si tratta di un argomento troppo importante, nel senso troppo importante in se stesso, perché ecco, se la santificazione è lasciare operare Dio nell'anima, quando c'è il turbamento, Dio non può fare neanche mezza operazione nella nostra anima. Quindi è una delle cose più deleterie e più perniciose in ordine alla nostra santificazione. E oltre a questo, la presenza o l'assenza di pace o turbamento sono delle ottime spie del nostro stato interiore. Come Gesù spiega. Quindi quando un'anima sta in pace, dice Gesù, gocciola dall'anima gocce di luce, perché tutto il suo essere tende in me. E queste luci, gocce di luce, formano l'ornamento della veste di Gesù. Allora, invece l'anima turbata gocciola tenebre e forma l'ornamento diabolico. Pensione brutta questa cosa, eh. Non solo, attenzione, ma il turbamento impedisce il cammino alla grazia e rende l'anima inabile ad operare il bene. Crea un inceppo, un intoppo, un incagliamento. E la grazia non può operare e noi non possiamo corrispondere alle operazioni della grazia, quindi non facciamo niente di buono. Per questo principio generale, questo lo devo dire, insomma, non dimentichiamo mai questa cosa. Non bisogna mai fare nessuna operazione, nemmeno di pensiero, se ci riusciamo, quando ci sentiamo interiormente turbati. Figuriamoci quando ci sentiamo nervosi, o infastiditi o peggio arrabbiati. Mai.
né tantomeno prendere decisioni importanti di vita quando non ci sia uno stato, diciamo così, di pace interiore, decisioni importanti, ma anche decisioni non necessariamente di vita, quindi decisioni su cose delicate, quando stiamo in preda all'angoscia, al turbamento, alla preoccupazione, all'agitazione, mai. In quei casi bisogna prendere tempo, chiedere al Signore, insomma, se magari che ci faccia ritrovare al più presto la pace, e perché possiamo, ecco, percepire, ascoltare, discernere la sua volontà, che in mezzo al mare in tempesta non si discerne mai. Ricordiamo sempre che l'anima turbata gocciola tenebre e forma un ornamento diabolico, per cui una decisione anche piccola che tu prendi in questa situazione quasi certamente farà volontà del diavolo, purtroppo. Ecco. Quindi questo è un principio da ricordare sempre, ce lo porteremo per tutta la vita, Quindi. Allora, questo per quanto riguarda, poi ci sta il discorso pace turbamento in relazione alla, io lo chiamo alla spia, quindi, perché dimmi come stai e ti dirò chi sei. Se l'anima ad ogni cosa si turba, è segno che è piena di se stessa, come diceva Santa Teresa d'Avila, niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca, solo Dio basta. Noi non possiamo e non dobbiamo turbarci di nulla. San Luigi Monforte diceva che i servi di Maria, gli apostoli degli ultimi tempi, non si perturbano di nulla, non si preoccupano di nulla, non si mettono in pena per nulla. Attenzione, ma dice nulla. Ah, ma come? C'è stato il terremoto. Ah, ma come? C'è stato lo tsunami. Ah, ma come? C'è stata l'alluvione. Ah, ma come? Ci stanno gli scandali nella chiesa. Ah, ma come? Guarda qua. Non si turba di nulla. Ma di nulla. Se ad ogni cosa si turba, è segno che è piena di se stessa. Piena di se stessa. Come se fossi tu il solutore dei problemi dell'umanità. D'accordo? Io penso, per esempio, essendo un sacerdote, ai problemi piccoli, medi o grandi che ci stanno nella chiesa, dei piccoli problemi parrocchiali. I ragazzi della cresima lasciano la parrocchia, non sanno, oh, mamma mia, non sappiamo come fare per tenerli dentro, d'accordo? Ecco, ai grossi problemi ecclesiali. Allora, non è che uno sta in uno stato appunto quietistico, atarattico, cioè di indifferenza totale, dice andate tutti quanti, a me non me ne importa niente, assolutamente no. Ma il modo di interagire con queste problematiche è un modo santo, d'accordo? Cioè, bene, ci stanno questi problemi, mi metto con calma in preghiera, vedo quali sono le possibili e reali opportunità di incidere, di risolvere il problema, se lo posso risolvere, d'accordo? Perché ci sono alcuni problemi che sono più grandi di noi, non li possiamo risolvere noi, d'accordo? E come si fa con un problema che non posso risolvere io? Madonna, facilissimo, mi abbandono nelle mani di nostro Signore e gli dico, Signore mio, io qui più che pregare, e se sono un po' più bravo pure faccio qualche penitenza, io non è che c'ho niente da fare. Cioè, questo è un problema che io me lo prendo nel cuore, perché se è una cosa che ti dispiace faccio mio il tuo dolore, lo trasformo in preghiera, lo trasformo in penitenza, ma più di questo non posso farci. E non mi posso stare a agitare che se ho paura del terremoto, che mi viene il terremoto sotto casa e mi slascia la casa, d'accordo? O se vedo tante cose brutte, dice che fine farà la mia parrocchia, che fine farà la Chiesa Cattolica. Cioè, questi sono problemi, d'accordo, che li dobbiamo affidare nelle mani del Signore. Facendo quello che serve, come faccio a far venire qualche terremoto in meno? Ce l'ha detto la Madonna Fatima, prendiamo il rosario in mano e sgraniamolo bene. Ha detto lei, quindi siamo nel mese del rosario. Cioè, dal rosario recitato con fede e con amore dipende la soluzione di problemi internazionali, nazionali,
la Corea del Nord, e la situazione che in Cina c'è ancora il comunismo, tutte queste cose qui, d'accordo, scandali, cose, terremoti, tsunami, eccetera, eccetera. Dice, fate questo e si possono risolvere tutti quanti i problemi più grandi di voi. Ma che basta. È tanto fare questo, perché sai, posso dirne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 al giorno, e tanti quanti, come dire, il tempo, la fede, la devozione, l'ardore, questa è una soluzione concreta, non che tutto il giorno a agitarmi, a turbarmi, a pensare, o a fare i post su Facebook allarmati o a andare a fare discussioni interminabili su chi ha la soluzione dei problemi. Questi non so, sono modi di agire che non hanno niente di soprannaturale, zero. Perché in queste cose, nel turbamento, nel tumulto, nella confusione, questo è proprio Dio, non c'è mai. Se l'anima è segno che è piena di se stessa. Se poi ad una cosa che le succede si turba, e un'altra no, è segno che ha qualche cosa di Dio, ma sono ancora molti vuoti da riempire. Quindi non è che, cioè, se qualche cosa c'è il potere di turbarti, vuol dire che ancora tu non sei pieno di Dio. C'hai dei vuoti da riempire, così li chiama Gesù. Solo quando niente ti turba. È segno che l'anima è tutta riempita di Dio. Attenzione, il turbamento che fa il male all'anima, dice Gesù, respinge Dio, non lo fa operare e riempie l'anima di se stessa. Perché chi si preoccupa e si agita, ecco c'era il Vangelo di qualche giorno fa, della messa del giorno, no? Preoccuparsi e agitarsi. Perché si preoccupa se si agita? Perché si pensa di essere, che il mondo gira intorno a lui, che è lui il risolutore dei problemi, sono le mie idee, sono le mie ricette, sono le mie soluzioni, sono le mie opere, sono le mie cose. Ma chi sei tu? Secondo paragrafetto e terzo, li vediamo insieme. La gloria di un'anima è sentirsi dire che tutto ciò che tiene, niente, è suo e tutto è di Dio. Bellissima. E se l'anima in tutte le situazioni opera tutto per Dio e per piacere solo a Dio, la grazia vi entra da tutte le parti, come in una casa che sono aperte tutte quante le finestre. Allora, ecco quello che noi dobbiamo fare. Allora, come faccio a riempirmi di grazia? E a riempirmi di Dio, fino al punto che un giorno Gesù possa dirmi: guarda che tutto ciò che tu hai è tutta roba mia, te l'ho data tutta quanta io. Allora, quello che noi possiamo e dobbiamo fare è fare le cose per Dio, una delle cose che dobbiamo fare, per piacere a Lui solo. Questa è una cosa molto, molto, molto importante ed è una delle cose che ritornano in continuazione in questi scritti dei primi volumi, no? Come ci si prepara a vivere nell'alto della divina volontà. Ecco, questa si chiama in ascetica la purezza dell'intenzione. Cioè, io agisco non per tornaconto personale, non per quello che dicono le persone, per piacere agli uomini o per compiacere agli uomini, per guadagnarmi la stima, l'affetto di una persona, no? Cioè, quando uno, diciamo così, fa il meno peggio, diciamo così, da un punto di vista umano, e agisce per compiacenza degli uomini, no? Per guadagnarsi il favore, per guadagnarsi l'affetto, per guadagnarsi la stima. Dice, vabbè, ma che ci starà di male? C'è tantissimo di male. Perché quell'azione davanti a Dio non vale nulla. Perché la ricompensa l'hai già ricevuta dall'affetto, dalla stima della creatura, che è una poveretta. Capite? Qualunque creatura, eccettuata una creatura, solo una, che è la Madonna, siamo tutti poveretti. D'accordo? Tutti. E quando uno agisce per compiacere la creatura, c'è sempre sotto o un affetto disordinato o un'idolatria. Ci torna spesso anche il Papa su questa cosa, sempre poco, secondo me. Non voglio criticare il Papa, cioè, lo dico ad abundantiam. Le creature sono creature. Sono creature. La motivazione delle nostre azioni deve essere sempre piacere al creatore. Anche quando facciamo delle cose che ne so, belle per noi, anche quando mi prendo un momento di relax, di svago, di ricreazione lecita,
D'accordo? Anche quello deve essere offerto al Signore, fatto per amore di Lui, cioè, mettendo un bel ti amo, mettendo un bel grazie, quella cosa che il Signore mi concede di vivere, come dire, per gustare un piccolo lontanissimo riflesso della perfetta felicità, pace e riposo che Lui è. Così si vivono anche le cose belle della vita terrena, no? E che poi c'è un altro ultimo principio e punto di meditazione. A chi mi dà tutto, io do tutto. Il tutto per tutto. Cioè, questo è un punto fondamentalissimo, eh? Quindi, Gesù ci ha dato tutto, ci offre tutto, ma per avere questo tutto occorre dargli tutto. Ed è un dargli, come dire, potenzialmente universale, anche se non è detto che il Signore poi effettivamente ti chieda tutto. Non tutti si spoglieranno nudi davanti al vescovo come San Francesco d'Assisi. Ah, ma la povertà evangelica, la devono vivere tutti quanti, anche chi possiede beni e soldi, tutti. Cioè, se uno vuole percorrere un cammino di santità, cioè lusso e santità non vanno d'accordo, E il con lusso non si intende il fatto che una persona abbia una vita per tanti motivi agiata, d'accordo? Ma lusso si intende l'accumulo e quindi, cioè, andare a buttare una montagna di soldi in beni che costano un sacco di soldi, dimenticando, insomma, che molti di quei soldi sfamano dei nostri fratelli che muoiono di fame. Questo non è fare il bacchettone o il moralista, d'accordo? Perché queste cose il nostro Signore ci richiederà. Come fa uno in coscienza a andare avanti a ostriche, caviale e champagne, quando sa che ci stanno delle persone che muoiono di fame? Come fa? Non si può, no? Evidente. Ecco. Quindi, e che succede però? Ecco, dice Gesù, siccome noi non possiamo contenere Dio tutto intero, si formano delle immagini dentro di noi. Cosa sono queste immagini? Tante quante sono le perfezioni e le virtù di Gesù che si imprimono nell'anima, ma le virtù di Gesù si imprimono nell'anima tanto quanto noi cooperiamo con la grazia. Fa tutto quanto l'elenco di queste bellissime cose: la bellezza, la sapienza, la bontà, la santità, la giustizia, la fortezza, la potenza, la purezza. E l'anima diventa bellissima, l'anima diventa bellissima quando vive queste cose. D'accordo? I santi sono così soprannaturalmente belli, affascinanti, attraenti, perché hanno questo florilegio di virtù, no? E Gesù dice, attenzione, queste immagini stanno intorno a ogni anima, è bellissima questa. Quindi cosa significa? Significa che per quanto sta in lui, le anime dovrebbero essere tutte quante bellissime e potrebbero essere tutte quante rivestite di queste celesti livree. Però solo per chi sta aperta e vi corrisponde stanno tutti in attività. L'apertura e la corrispondenza alla grazia. Cioè, facciamo un esempio proprio sciocco, banale. Ascolta questa catechesi, non l'ascolterà mai, questa non è una catechesi, è una meditazione. Una persona che, ho fatto prima l'esempio, la povertà evangelica, che si sente non a posto con la povertà evangelica, che cosa facciamo terminata la meditazione? Prendiamo qualche risoluzione di cominciare a fare qualche passo o no? O rimaniamo tranquillamente con l'accumulo dei soldi solo per i miei piaceri o per i miei interessi? Questo è un esempio banale, questo qui, no? Ecco cosa significa aprirsi e corrispondere, essere aperti e corrispondere. Noi, il nostro Signore ci sollecita in continuazione e qui noi dobbiamo, questo è un punto fondamentale per la crescita, no? Ci ho fatto recentemente una predica che si chiamava Cuore Aperto, insomma, togliendo il titolo a una stupenda canzone dei De San, no? Cioè il nostro cuore deve essere sempre aperto perché noi ogni giorno ci abbiamo da crescere, da migliorare. Il nostro Signore molto molto delicatamente, senza essere aggressivo, senza essere rispettoso, senza essere violento, insomma, nello sfondare le porte, ma è chiaro che se ci vuole portare alla perfezione, ogni giorno c'ha da farci conoscere, comprendere qualche cosa di nuovo.
E qui ci sono sempre due possibilità. Uno si irrigidisce e pensa che va tutto bene, non vuole essere, come dire, vuole essere lasciato in pace. Oppure uno umilmente dice: beh, ieri abbiamo visto questa cosa, oggi vediamo quest'altra, domani vediamo quest'altra ancora, dopodomani quest'altra ancora. E quindi c'è questo continuo lavorio, lento, tranquillo, pacifico, non si diventa santi con un giorno, l'abbiamo detto tante volte, però costante. E questo piano piano produce i germogli, produce i fiori, poi produce le piante e l'anima si ritrova bellissima, splendente, non di un solo sole di Gesù, ma di tanti soli, quanti sono le sue perfezioni, perché? Perché è stata sempre aperta e ha cercato per quanto può di cooperare. Ho fatto prima un esempio, insomma, che poi si può allargare a qualunque altra fattispecie, alle sollecitazioni che riceve dal cielo, che interpellano sempre il nostro libero arbitrio, la nostra libertà, e chiedono da noi una risposta che può essere di accoglienza o di rifiuto. Se accogliamo, cresciamo, se rifiutiamo, decresciamo, o quantomeno perdiamo delle importanti occasioni di crescita. Bene, Santa Vergine Maria, tu sola puoi aiutarci a comprendere quanto sia importante mantenere sempre questa profondissima pace del cuore. E tu sei l'immagine vivente del sentirsi dire che tutto ciò che tiene niente è suo, ma tutto è di Dio. Questo è il più grosso complimento che ti si possa fare. Infatti nell'Ave Maria diciamo, Ave Maria, piena di grazia, ecco. Tu sai molto bene tutto questo, però sai anche molto bene come la tua anima è stata, come dire, se possiamo, posso usare un ciclone continuo, insomma, una fuoriserie continua, nel senso che il lavoro di perfetta corrispondenza della tua stupenda anima con l'azione della grazia è stato sempre assolutamente impareggiabile. Ed è il modello del nostro operare. Aiutaci, ecco, a fare in modo che tutto il bene che il Signore vuole darci possa diventare operativo in noi. Mantieni sempre i nostri cuori aperti e le nostre facoltà sollecite nel corrispondere alla grazia e cooperare sempre con essa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.